Lo scorso 22 maggio, nell'affascinante cornice del Teatro Maroncino di Chieti, si è svolta la premiazione del Premio Prisco, riconoscimento alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il premio, moderato dal giornalista Stanislao Liberatore, giunto alla 15ª edizione, ha visto negli anni passati premiati del calibro di Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Xavier Zanetti, Rossella Sensi, Massimo Moratti, Urbano Cairo, Carlo Ancelotti, Francesco Guidolin, Roberto Donadoni, Marco Civoli, Bruno Pizzu e Alfredo Provenzali. Quest'anno la giuria presieduta da Sergio Zavoli e composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del comitato organizzatore, ha voluto premiare Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, Andrea Belotti, attaccante del Torino Calcio e Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. Il primo, purtroppo, assente per impegni lavorativi, il secondo impegnato nel ritiro punitivo insieme ai compagni di squadra dopo la sconfitta patita con il Genoa. È un piacere ricevere un premio così prestigioso assieme ad altri personaggi che hanno fatto cose molto importanti quest'anno, come può essere il capitano del Torino Belotti e il presidente dell'Atalanta Percassi. È un premio che mi riempie d'orgoglio, che mi fa piacere ricevere e che bisogna condividere con tutto il mio staff che lavora con me tutti i giorni, con i miei giocatori che sono stati straordinari, con i tifosi che quest'anno sono tornati, come hanno sempre fatto, a essere il 12° uomo in campo, e con la società che mi ha dato l'opportunità di mettere in mostra il mio lavoro. Siamo partiti con tante difficoltà, però sapevo che avrei incontrato questi ragazzi che mi avrebbero aiutato, che sapevo cosa avevo lasciato l'anno scorso, e poi insomma siamo stati bravi a lavorare nel migliore dei modi, a far sì che sia stata un'annata stupenda, e come ho detto prima, come ho detto nelle varie conferenze stampa, siamo stati straordinari, ma non deve essere un exploit, ma deve essere, bisognerà dare continuità anche il prossimo anno. Sempre la giuria ha poi voluto attribuire il premio speciale della giuria a Arrigo Sacchi. La Juventus ha compiuto veramente una straordinaria impresa e non mi meraviglia perché è fortissima, ha tutto per avere successo. Prima di tutto ha delle persone che fanno con dignità il proprio lavoro, hanno dei grandi valori, non solo tecnici, tattici, ma umani, psicologici, una grandissima società, un grande allenatore. Non sempre lo spettacolo, forse ce ne sono che lo cercano maggiormente, però una squadra così determinata, così coesa, una squadra che insegna a tutti l'importanza di essere una squadra, a tutti, anche fuori dall'ambito calcistico, quando c'è la modestia, c'è l'etica del gruppo, l'etica del collettivo. Quindi complimenti alla Juventus, complimenti ad Allegri, complimenti ai suoi, prima di tutto uomini e poi giocatori. La gestione, il tatticismo, lui è un grande della scuola italiana, un tattico. Chi cerca di combattere la Juventus con la tattica molto probabilmente quasi sempre perde. Il premio speciale di giornalismo Nando Martellini, giunto alla 12ª edizione, è stato attribuito al giornalista di Radio Rai Riccardo Maria Cucchi. Sono grato naturalmente di questo riconoscimento, anche perché è intitolato a due persone straordinarie. Io credo che di Prisco oggi ci sarebbe bisogno, con la sua ironia, con la sua capacità di essere di parte, tifosissimo dell'Inter, ma anche di avere il modo garbato, ironico di affrontare il mondo del calcio e anche gli avversari, no? Ma senza mai mancare di rispetto a nessuno. Ecco, quel garbo e quell'ironia di Prisco oggi mancano molto al calcio. Nando Martellini è stato uno dei miei maestri. Ho avuto la fortuna di vivere insieme alla generazione dei radiocronisti che mi ha accompagnato per età anagrafica, cominciando proprio con i grandi: Nando Martellini, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Sergio Zavoli, che è oggi con noi. Abbiamo cercato di rubare molto del loro mestiere, e io ho un ricordo straordinario di Nando Martellini, e addirittura il giorno della finale di Berlino, dopo il calcio di rigore di Grosso, non avevo preparato nulla, ma spontaneamente, istintivamente mi è venuto di gridare 4 volte campione del mondo. È un omaggio
forse anche involontario, più in subconscio che reale, ma molto sentito, nei confronti di Nando, che nell'82, come ricorderete, gridò per 3 volte campione del mondo. È cambiato molto, credo che ci siano dei rischi rispetto a questo futuro, al futuro di questo calcio, che credo stia diventando troppo affari, troppo business, e stia dimenticando l'elemento fondamentale di un'industria, perché è un'industria del calcio, che però non produce né cioccolatini, né lavatrici, né automobili, ma produce la passione di chi vede il calcio, di chi va allo stadio, di chi accende la televisione o di chi accende la radio. Io credo che tutti i nuovi imprenditori, anche quelli che arrivano da molto lontano, anche dall'Oriente, dovranno capire questo e fare in fretta, comprendere che è un'industria che però lavora su un elemento molto delicato, che è appunto la passione. Perché il giorno in cui dovesse esaurirsi la passione della gente, dei tifosi per il calcio, chiaramente anche l'industria del calcio verrebbe meno. Mi auguro che lo capiscano in fretta. La radio invece dà emozioni che nessun altro sa dare. Ma io ho sempre sostenuto una cosa che può apparire controtendenza. Il privilegio della radio è stato quello, ed è quello, di non avere immagini. Quello che secondo alcuni poteva rappresentare un limite è secondo me il vero privilegio e il vero vantaggio della radio, perché non avendo immagini deve essere una voce, quella del narratore, a riprodurre immagini attraverso la scelta delle parole in chi ascolta. È un gioco di fantasia, è un gioco di scambio tra chi racconta e chi ascolta, soprattutto alimentando la fantasia, che è una cosa straordinaria e che la televisione in qualche caso invece opprime. Voce del tutto il calcio minuto per minuto, che lei nell'ultima sua radiocronaca ha detto: questa trasmissione non finirà mai finché non finirà questo sport. Sono convinto che sia così, non finirà mai tutto il calcio finché ci sarà la passione di chi lo fa, noi, i miei colleghi giovani che ho lasciato al loro posto di lavoro, e naturalmente la gente che accenderà la radio. È chiaro, c'è la televisione, so benissimo che c'è la televisione, ma insomma un telespettatore che si siede il venerdì sul divano e si alzi lunedì sera, credo che sia difficile da costruire. Allora, quando non avete la televisione, siete in macchina, siete in giro, con il cellulare, una radio, accendetela e noi ci saremo sempre per voi. Marco Civoli, 15° anno del premio Prisco, cresce di anno in anno, è sempre più importante. Sì, nel ricordo di una persona straordinaria che ho avuto il piacere di conoscere, di frequentare, ed è una persona che manca a me, come manca credo non solo al mondo Inter, ma al mondo del calcio in generale. Ricordo lui, ricordo l'avvocato Agnelli, insomma persone splendide e che hanno comunque lasciato una traccia, e questa traccia ogni volta viene riscoperta anche qui a Chieti, ed è la cosa più bella. Come sta cambiando il mondo del calcio? Beh, insomma, sta cambiando come è giusto che cambi il mondo, conservando però i valori più belli, e quindi anche il tifo sano, che può essere anche un tifo contro, ma è un tifo sano, anche se io preferisco il tifo a favore e mai il tifo contro. Però l'avvocato Prisco era un personaggio straordinario anche in questo, anche amato dagli altri, e sono le cose che oggi forse mancano, quell'essere un po' ruspante che in alcuni momenti serve anche per sdrammatizzare un po'. Beh, Riccardo ha fatto la storia della radio come prima di lui l'hanno fatta tanti altri grandi colleghi che il pubblico conosce perfettamente, quindi mi fa molto molto piacere che Riccardo, che ha chiuso da pochi mesi la sua avventura radiofonica in Rai, possa aver ricevuto e abbia ricevuto questo importantissimo riconoscimento. La stessa, infine, accogliendo la proposta di Ussi, gruppo abruzzese giornalisti sportivi, ha conferito un importante riconoscimento al giornalista Sergio Di Sciascio. Di Sciascio, un antesignano della televisione regionale abruzzese, che cosa si prova ad essere premiati all'interno di un premio nazionale così importante come quello di Prisco? Ma hai detto quasi tutto tu, perché un premio intitolato alla memoria di Prisco è un bel premio, poi prenderlo a Pescara, in Abruzzo, a Chieti, al Teatro Marruccino, al ricordo di tutta un'attività che io ho dedicato a questo mestiere, lo dico proprio senza... No, ho fatto tutto con piacere e con passione, non mi è mai costato niente fare questo lavoro, e quindi l'ho gradito, ho ringraziato i colleghi che mi hanno proposto per questo riconoscimento, ho ringraziato la mia famiglia che per 60 anni mi ha supportato e sostenuto in questa attività, e io, anche se non sempre, oppure sempre, sono un po' datato, quindi ho iniziato 60 anni fa a fare questo mestiere, ho avuto bellissime soddisfazioni, tante soddisfazioni, e quindi oggi mi sento bene anche perché sto in mezzo agli amici
Adesso io, perdonami, io non avevo il piacere di conoscerti, però quando mi hanno detto che eri figlio di povero Antonio Recanati, ho provato un momento di dispiacere per te, perché io conoscevo bene Antonio, quindi so che tu hai perso un padre, noi giornalisti abbiamo perso un collega bravo, però la vita bisogna andare avanti e tu pure vai avanti sulla scorta degli insegnamenti di papà e su tutto quello che tu riterrai opportuno di fare. Ora abbiamo visto un discorso emozionato sul palco, come se fosse la prima volta, come se fosse all'inizio della carriera. No, perché io quando ci è venuto quel sorto di groppo in gola è venuta perché ho iniziato a citare la mia famiglia. E allora, siccome quando penso alla mia famiglia, può essere loro, moglie e figlio, oppure anche i miei genitori, io provo sempre qualcosa di immenso, di piacere, di soddisfazione, cioè penso della gente straordinaria con i quali ho avuto a che fare, quindi forse questo è il motivo del groppo in gola. Molta soddisfazione a conclusione dell'evento nelle parole di Gianluca Zaccanini e del padrone di casa Marcello Zaccanini, che insieme alla giuria sta già preparando l'edizione numero 16 del premio Peppino Prisco. Gianluca Zaccanini, 15ª edizione di questo premio Prisco, un premio molto importante e anche sentito da parte tua. Sì, siamo giunti alla 15ª edizione e per me è sempre emozionante perché ricordo ancora l'avvocato Prisco, tanti ricordi, tante cene insieme a mia nonna, mio padre, alla famiglia. E il ricordo suo è sempre vivo. Ho un aneddoto particolare: quando da piccolino gli scrissi una lettera in quanto l'Inter non vingeva mai e io dicevo: caro avvocato, ma com'è possibile? Io voglio cambiare squadra, i miei amici mi prendono sempre in giro. E lui mi rispose dicendomi: caro Gianluca, devi avere fede, perché nella vita bisogna portare pazienza, avere fede sia anche a livello sentimentale con la famiglia, ma anche a livello sportivo, bisogna persistere nei valori che uno crede. Questa è la fede, questa è la lealtà sportiva, i grandi valori dello sport che adesso sono qui nel premio Prisco. Sì, assolutamente, i valori dello sport, ma assolutamente è sempre bello stare in compagnia con i propri amici e al lavoro e anche in famiglia, quindi i valori bisogna trasmetterli in tutti i campi. L'importante è non perdere queste qualità, questi aggettivi di cui si fregia il premio Prisco. Assolutamente, uno non deve perdere i propri valori, ma anche determinarsi i propri obiettivi e poi raggiungerli tutti quanti in squadra. Marcello Zaccanini, 15ª edizione del premio Prisco, con le stesse emozioni come se fosse la prima edizione. Infatti, proprio così. Mi ricordo la prima emozione, fu molto bella, molto ricca, perché ricordavamo da pochissimo tempo che era venuto a mancare sia l'avvocato che mio papà. Fu particolarmente emozionante, però oggi dopo 15 anni devo dire si ha le stesse emozioni. E c'è un po' di delusione per quelli che sono stati i personaggi, gli ospiti che non sono arrivati, però voi fate sempre tutto con lealtà. Ma noi abbiamo premiato persone che hanno avuto una correttezza e lealtà sportiva. Il fatto che poi non sono venuti ci è dispiaciuto tantissimo, perché fino a 3 giorni fa ci avevano assicurati la loro presenza e devo dire che sono stati poco leali. Questo però non vuol dire che il premio Prisco andrà scemando, quindi sempre con grande entusiasmo, con grande ritmo per preparare subito la 16ª edizione. Ma infatti già ci stiamo riorganizzando per la prossima edizione, noi ci auguriamo sempre, noi ci mettiamo tutto il massimo dell'impegno, con l'augurio che poi le persone mantengano quantomeno l'impegno e la promessa che hanno dato quando gli è stato assegnato il premio. Ci saranno delle novità per il prossimo anno? Novità no. Ci sarà sempre, appunto, aspetteremo il campionato che farà almeno un tre quarti del corso e vedremo come allenatori, come giocatori, chi si è contraddistinto in maniera particolare. Un premio che ormai è pianta stabile a livello nazionale, visto gli elogi dei tanti giornalisti a livello mondiale. Sì, devo dire che anche il profilo con cui noi lo portiamo avanti, senza ostentare, senza esaltare, senza, in maniera molto silenziosa se vogliamo, anche se qualcuno dice sarebbe opportuno dare più risalto a livello nazionale, però preferisco più mantenere un profilo come amava l'avvocato, un profilo sereno, un profilo basso, un profilo vero, di amicizia, lealtà, correttezza, e quindi abbiamo proseguito per questa strada.